sono appassionato al cinema e io faccio la scuola, faccio l'istituto Rizzoli, che è una scuola di grafica, faccio corso audio video e per questo che ho scelto questo corso. Sicuro da questo corso e da questa esperienza avevo le aspettative comunque di confrontarmi con un mondo che non avevo ancora mai vissuto o minimamente conosciuto. Ho sempre coltivato in autonomia la passione per il cinema, è sempre stato un mondo che mi ha interessato molto, sia a livello artistico sia a livello organizzativo ed economico. Perciò quando sono venuto a sapere del corso e della possibilità di progettare un evento come questo e la possibilità appunto di gestirlo e ritrovarmi dentro in un ambiente del genere mi ha interessato particolarmente e mi ha stimolato a tal punto appunto da sentire proprio la necessità di calarmi in questo contesto. I film per me sono sempre stati una passione, sono cresciuto tra i DVD in casa e andando quanto più possibile al cinema. Certo è che dietro un film che mi gustavo al cinema o mi godevo a casa ho scoperto che c'è un mondo e soprattutto che è un mondo dove non c'è soltanto il regista e gli attori, ma è un mondo che si costruisce con la troupe. E così anche noi, prima il corso e poi qui nel preparare, nell'organizzare, nel gestire in queste serate la Movie Week, abbiamo lavorato proprio come una troupe, ognuno con i suoi compiti, ognuno dando l'apporto che poteva rispetto a quello che si sentiva di fare. Quello che mi aspettavo in fondo poi l'ho trovato, quindi un grande lavoro di squadra e soprattutto un lasciarsi trasportare dal film insieme al pubblico, perché poi di fatto anche noi siamo parte del pubblico qui nelle serate, ascoltando le storie dei registi di come hanno costruito loro insieme alla loro troupe i film che abbiamo visto. Prova, attenzione, siamo qui a fare l'intervista. Mi chiamo Fahim, ho 22 anni e anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. Diciamo più una via di mezzo, tipo cappuccino, 50% Bangla, 50% Italia e 100% Torpigna. Ho una specie di lavoro, una famiglia abbastanza normale, degli amici, manca solo una cosa. Esatto. Proprio quella. La Chiesa Rossa, devo dire che mi colpiva molto quando ci sono passato adesso, mi sono fatto un po' il giro nel quartiere, che poi non è diverso da quello che racconto io in Torpignattara alla fine, cioè c'è proprio anche qui, ho notato che c'è anche un melting pot, poi comunque ho visto che qua e anche nella chiesa c'è anche si fanno varie attività oltre che la rassegna per dar vita al quartiere, quindi è ottimo che ci siano tutta una serie di iniziative del genere in modo tale che insomma sia i ragazzi o comunque le persone non siano per strada ma in qualche maniera riescano attraverso l'arte e lo spettacolo ad acculturarsi, ecco. Lo sai cosa mi piace della street art? Che si prende tutto in faccia. Il sole, il vento, la pioggia. E che invecchia come le persone. Come me e te magari. Insieme dico, che ne sai, può succedere. Non mi aspettavo, come dire, tutta questa rilevanza, però effettivamente forse il fatto che sia, come dire, no, tra virgolette, una novità in Italia in generale, perché già comunque in Inghilterra, Francia, in America sono temi che sono stati già trattati. E, no, fa molto piacere, forse ce n'è bisogno di sentirne altre di storie del genere in modo tale che non dico che dobbiamo mandare un messaggio, ma più che altro porre delle domande e far conoscere delle realtà di persone che vivono certi tipi di problematiche. Quindi no, speriamo bene su questo fronte e andiamo avanti. Sei nato in Italia e hai la cittadinanza italiana? No? Ho preso a 18 anni. È un paese di merda. Ho dovuto compilare un modulo e poi portarlo in ufficio. Ecco, vedi, ha compilato un modulo. A 18 anni l'ha compilato il modulo. Prossimo progetto, diciamo che stiamo trattando per realizzare la serie televisiva di Bangla e in più io sono in procinto di scrivere altri due film, quindi diciamo che è ancora troppo presto per parlarne, però diciamo che questa è la prima cosa che andremo, su cui andrò a lavorare. L'associazione Alveare, che si occupa nello specifico di aver allestito un po' tutta la scenografia per il cinema all'interno di Movie Week, quindi curiamo il montaggio del telone, le sedie, l'audio e tutto il resto. Un'associazione nata nel 2012 per aiutare adulti in difficoltà di questo quartiere molto già provato di suo. Questo recupero dell'autostima si vede molto nella luce degli occhi di queste persone che arrivano qua spente
e dopo una serie di attività recuperano questa brillantezza, questa luce che, parlando di cinema oggi, come molto importante, no? La luce nei vari film e anche nell'animo delle persone, questa luce parla e fa trasparire una bella serenità, una bella gioia. La luce è fondamentale per tutti. L'Università Cattolica sta nel corso di questo anno promuovendo numerose iniziative sul territorio di Matera o in collaborazione con istituzioni lucane e con la partecipazione di numerosi studenti della nostra Ateneo che provengono da Matera. Un'opportunità molto interessante che è stato un piacere sfruttare è quella che è nata dalla idea di Don Davide Milani, della Fondazione Ente dello Spettacolo, di promuovere delle proiezioni cinematografiche di opere che trattano di temi religiosi, soprattutto che rappresentano appunto l'incontro con il sacro. L'opera di questa sera, che è La Passione secondo Matteo di Pasolini, certamente nella sua struttura scarna e diretta ed immediata, si sforza di attingere appunto alla rappresentazione del sacro nella sua essenza più intima e più originaria e primitiva. Siamo contenti di avere l'opportunità di offrire ai nostri studenti e a tutta la città l'occasione per rimeditare su questo classico del cinema italiano. Ho avuto modo di rivedere proprio in questi giorni e mi ha veramente trasmesso una grandissima emozione. È uno di quei film che rimane molto moderno. Pasolini lo gira nel 64, siamo in un periodo straordinario per il cinema italiano e Pasolini arriva alla regia cinematografica sostanzialmente qualche anno prima, ma privo di tecnica registica, e questa è la ragione per la quale il film e anche i film precedenti ovviamente, ma questo film secondo me è particolarmente innovativo, insieme molto moderno. Lui fece dei sopralluoghi in Palestina. Non era soddisfatto perché la Palestina cominciava a essere un po' troppo costruita, e un direttore di produzione, Eliseo Boschi, che aveva lavorato con lui in Accattoni e in altri film, lo portò a Matera. Fece un viaggio di circa 10 ore perché allora si andava con la macchina da Roma, e quando vide Matera scoppiò a piangere dall'emozione, e da lì cominciò la grande avventura. Devo dirvi una cosa, nel senso, non ci si accorge di quando si sta lavorando a un capolavoro, ma è stato un grande capolavoro secondo me. Margherita Caruso, ho avuto la grande fortuna di lavorare con Pierpaolo Pasolini, a cui mi è stato affidato appunto nel Vangelo secondo Matteo il personaggio di Maria. È stata veramente un'esperienza molto bella. E anche l'incontro con Pasolini è stato, perché eravamo all'uscita della messa dopo la passeggiata a Crocchio, che ci salutavamo con le amiche, quando lo sguardo di un ragazzo che si sporgeva dalla macchina mi guardava intensamente e, imbarazzato, ho abbassato gli occhi, poi non potendo reggere questo sguardo mi sono girata. E dopo un po' invece arriva un uomo, mi picchia sulla spalla, mi fa: mi conosci? No, sono Pierpaolo Pasolini, ti piacerebbe fare un film? E tutte le amiche: wow! E questo è stato il primo incontro. Fondazione Ente dello Spettacolo è orgogliosa di questa iniziativa organizzata insieme all'Università Cattolica nell'ambito di Movie Week e nell'ambito anche di un'ampia collaborazione tra la Fondazione e l'Ateneo Milanese dei Cattolici Italiani. Queste due serate partono dal Vangelo, partono dal desiderio di raccontare il Vangelo attraverso il cinema, e partono da una situazione particolare, una città italiana, capoluogo europeo della cultura, Matera, che si è trovata ad essere il set per
Gerusalemme, per rappresentare Gerusalemme, Matera come materia del sacro, come il luogo dove l'avvenimento del Vangelo è chiamato a incarnarsi. Due le opere, appunto, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini e The Passion di Mel Gibson. Due modi di vedere il desiderio di trasporre il Vangelo nel cinema, uno più filologico, letterale dal punto di vista dei dialoghi, ma poetico, analogico nell'approccio, come ha definito Pasolini stesso, l'altro invece Mel Gibson più puntato sul dramma del figlio di Dio che muore per salvare gli uomini. Siamo qui in Chiesa Rossa, una delle tre location delle nostre rassegne della Movie Week. Stiamo avviandoci verso il finale di questa settimana intensissima. Devo dire che il pubblico, sia qui in Chiesa Rossa che nelle altre due location, cioè il Cinema Teatro Delfino e il Cinema Teatro Zoppo, ha risposto con grande entusiasmo alla nostra proposta. Abbiamo portato 9 registi, li abbiamo portati, fatti dialogare con il pubblico ha risposto, ha fatto domande, ha anche fatto osservazioni critiche e di significato sui temi del film, sui tanti aspetti che i film andavano a intrecciare della vita delle persone. La risposta del pubblico è stata fantastica, la città ha fatto capire ancora una volta che anche se il cinema è una cosa che forse diamo per scontata, che è entrata nel quotidiano, che viviamo in diverse forme, in realtà il momento della comunità, del trovarsi davanti a uno schermo, dell'avere la possibilità finalmente di chiedere a chi il cinema lo fa in prima persona come si fa, è ancora un momento importantissimo. Quindi anche quest'anno la Movie Week ci ha dato tantissime soddisfazioni, abbiamo ricevuto tanti ringraziamenti dal pubblico e questo ci sprona ancora a proporre altri eventi e a continuare il nostro progetto su Milano. Alla prossima puntata.